Amici di Maria De Caterini, siamo con Miriam Dalmazio, che interpreta Anton To, la figlia del Marchese Peluso, nella stagione della caccia. Buongiorno Miriam. La figlia del Marchese è un personaggio che esce, se così si può dire, alla distanza, però ha comunque dei connotati abbastanza precisi. Lei come lo presenterebbe? Beh, Anton To è impresentabile perché è veramente inafferrabile. È un personaggio di un altro mondo, quasi un fantasma, direi, ma una donna fiera, sicuramente antica perché vive per la situazione che vive, ma moderna per come la vive. Quindi è un personaggio veramente, veramente ricco che fa sognare. Esatto, nel film si vede che Anton To vive la sua condizione di donna rapportata alla fine dell'Ottocento, però soprattutto all'inizio mostra la voglia di andare oltre, di superare questa sua condizione. Secondo lei qual è la caratteristica principale di questo personaggio? Appunto, le consente in un'epoca del genere di andare oltre quel ruolo? Ma lei è di un'intelligenza particolare, direi che forse la sua caratteristica sta nel fatto che lei è una stratega, cioè lei usa determinate cose dell'epoca, anche della religione e della cultura a suo favore. Per esempio questo lutto lei non lo vive come un'elaborazione del dolore, ma un modo per arrivare al suo obiettivo, cioè non sposare l'uomo che non ama, ma aspettare l'uomo che ha idealizzato, che vorrebbe sposare. Quindi lei è una stratega. Ecco, lei come ha vissuto alla recitazione, appunto, in un romanzo storico? Si è rifatta a qualche personaggio, a qualche... Sì, diciamo che anche sotto consiglio di Rohan Johnson abbiamo voluto un po' rendere questo personaggio più esterofilo, più europeo, quindi mi sono un po' ispirata alle grandi nobili donne europee, alla regina Elisabetta, ma anche a una nobile donna di Palermo che si chiama Donna Franca Florio, che ha aperto Palermo alla cultura europea, lasciando uomini colti veramente a bocca aperta, mostrando loro Palermo. Quindi ho dovuto lavorare, no, molto su altri registri, molto contenuti. Tra tutti quelli che ha elencato, c'è un tratto della personalità di Anton To che le piacerebbe emergesse anche agli occhi del pubblico e che magari porta con sé dopo questa esperienza di recitazione? Sì, c'è un tratto particolare che mi piace, che io, cioè, chiaramente forse magari non si vede, spero si veda, che io ho un po' idealizzato, il fatto che lei è un essere divino. Poi capirete perché, guardando il film. D'accordo. Dove potremo vederla in futuro? Progetti? Ancora non posso dirlo, mi sto un po' guardando intorno. Ve lo posso sapere presto.